Buonasera a tutti qui alle Cuoghi in Cazzo Nero. Sigla. Per chi non mi conosce, sono Alessandro, sono laureato in biotecnologie farmaceutiche con 107, ho il dottorato di ricerca in sanità pubblica svolto nei laboratori di virologia dell'Università di Modena. Ok? Ho la maglietta degli Immortal, sono un metallaro, sì, ho i capelli lunghi, la barba, però tento di impegnarmi per dare un pochino di informazioni corrette. Il video in questione è un video che ha preso, sto guardando di fianco, circa 21.000 like ed è un'apparizione televisiva di questo dottor Massimo Citro. Massimo Citro che vado a cercare perché l'ho riguardato su internet, autore di libri come Rischi di star bene, sicuri le intolleranze alimentari del 2017, Cepus Dei, il colpo di Stato e Intolleranze alimentari, una medicina intelligente libera da interessi economici e protocolli 2013. Ebbene, questo dottore è comparso in una televisione locale. Vi faccio vedere subito il video così lo potete riconoscere, ok? Giro un attimo la telecamera, dicevo. Mi dispiace per la qualità. Il video più o meno è questo, ok? E lui parla più o meno così. Ok. Così potete riconoscere un po' la persona e sicuramente avrete visto anche voi il video in questione. Diciamo, partiamo subito. Voi direte, ma tu perché vuoi stare addosso a questo qua che dà contro al sistema? Molto semplice, perché dà contro al sistema e dà contro anche alla scienza che non c'entra niente, dicendo una fila di cavolate degne di Pinocchio. Caro Pinocchio. Ora, sentite come parte questa intervista. Il vaccino è un mini intervento perché viene inoculato un patogeno o una sua parte purificata, eccetera, ma comunque ti sto mettendo un agente patogeno. Allora, no, dottore, no, non è così, ok? Come dice lei. Allora, i vaccini che iniettavano un patogeno attenuato erano quelli vecchi. Se lei si vuole tirare le grazie dei Novax o dei dubbiosi, deve dire che questo è un siero sperimentale, ok? O terapia genica, ma non mi può partire con una cavolata così. Lo sanno tutti ormai che il vaccino è a base di RNA o DNA e fa produrre al nostro corpo la proteina Spike. Insomma, sta roba, lei è partito subito con una cavolata incredibile, ok? Credo che siate d'accordo tutti voi che state guardando questa puntata. Tra poco, dato che l'ho dovuto guardare 3 volte, inizierà a parlare del rapporto rischio-beneficio. Ok? Vi faccio sentire cosa dice. Raccontami sinceramente tutto quello che ti è successo. Ok. Oggi qual è il rapporto? Il rapporto è rischio molto alto, adesso vedremo perché. Beneficio zero. Perché non c'è beneficio. Non c'è Voglio beneficio. capire ancora adesso. Umilmente sono solo un medico. Umilmente sono solo un medico. Ciao. Umilmente sono solo Batman. Bobby, presto! Il bat spray, repellente per pesce cane. Ok, va bene. Manteniamo la calma. Vi risparmio i circa 4-5 minuti di spiegazione che avevo fatto sulle teorie del rapporto costi-benefici del dottore. Ve la riassumo. Ok, lui fondamentalmente parte e dice: allora, se io sono vaccinato e mi becco il Covid, avrò sintomi lievi. Se io non sono vaccinato e mi becco il Covid, inizialmente avrò sintomi lievi. Fa, quindi perché mi devo vaccinare se quando ho i sintomi lievi vado in ospedale e mi faccio curare? Non serve a niente, rischio col vaccino. Ok, è una cavolata. È una cavolata completamente antiscientifica, completamente antistatistica, matematica, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché innanzitutto un vaccinato, se si becca un'infezione da Covid, cioè ti starnutisco in faccia, tu sei vaccinato, fondamentalmente hai una stragrande maggioranza di possibilità di non avere sintomi, ok? In più di non portare in giro il virus o portarlo in giro estremamente poco, ok? Bene, questo è il punto numero uno che per lui non esiste, ok? Punto numero due, se tu non sei vaccinato e ti becchi il Covid, è vero, durante i primi giorni avrai dei sintomi lievi. Ma cosa fai con i sintomi lievi? Cioè 37,1, 37,2, non ti curi. Non ci vai in ospedale e i sintomi grossi, gravi, iniziano ad insorgere
poco dopo e tu corri il rischio di svegliarti una mattina con un fortissimo mal di testa, la febbre a 40, una polmonite nascente e dici: oh cavolo, adesso corro a curarmi, no? Però i sintomi sono già gravi, quindi ti devono iniziare a dare dentro degli anticorpi monoclonali, eccetera, eccetera. Quindi il dottore, con questa sua teoria, ha tolto le variabili che vanno contro ad essa. Che è una cosa che in scienza non si fa. Dopo aver sparato una serie di asserzioni sul fatto che i vaccinati sarebbero più vulnerabili ad altri virus, una serie di deliri. La giornalista stessa, che è un po' spiazzata, chiede questa cosa. Cioè, chi è vaccinato, vaccinato quindi? È infettivo. È infettivo? Ma certo, ma anche quelli Cioè, quindi vaccinati. se io incontro una persona vaccinata... Alla larga. Io ammetto di aver rifatto questa parte del video, vedrete magari un piccolo cambio di inquadratura, perché prima mi ero lasciato andare ad improperi. E tu vai in galera! E mi avete rotto i coglioni! Siamo più tranquilli? Ecco, Io sono tranquillissimo. no. Non volevo beccarmi una querela dicendo che certe persone dovrebbero vedere la propria laurea bruciata in piazza. Quindi mi rivolgo, dato che comunque vedo che nel mio canale circa il 70% delle persone non sono iscritte, mi rivolgo anche a quelli che mi hanno accusato di certe cose, proprio per quello ho messo le mie lauree all'inizio. E dico: voi vi fidate? Perché qua il dottore dice che un vaccinato, partendo dalla sua prima ipotesi, no? Che il vaccino veda inserire un patogeno in noi, no? Il vaccinato quindi automaticamente diventi un portatore di un patogeno, ok? Cosa che non è vera. Perché sappiamo tutti benissimo, come dicevamo, che il vaccino ad RNA non inserisce un patogeno. Quindi lui, partendo da un fondamento sbagliato, dice: voi siete infettivi, ok? Siete infettivi proprio per colpa del vaccino. Cioè il vaccino è una malattia, ok? Ragazzi, questa cosa qua è sbagliata. Sia che voi siate dubbiosi, Novax, Provax, quello che volete, questa cosa qua sapete già che è sbagliata. Quindi questo dottore è andato in televisione a dire una cosa falsa. Qua si toccano dei livelli, okay, di ignoranza e di voler proprio fare del danno apposta nei confronti anche dei dubbiosi ai quali io mi rivolgo. Vi dico: non sentite queste persone. I dubbi sono un diritto di tutti, ma queste persone qua, se andate poi a fare 2 più 2, e spero che questa mia spiegazione possa aiutarvi, okay, sono dei falsi, sono dei bugiardi. Questo dottore ha detto una fila di cavolate. È l'ennesimo dottore specializzato in qualcos'altro, che vuol dire la propria, per vendere dei libri e guadagnare dei soldi. Torniamo zen. Grazie per aver guardato questo video. Spero che vi faccia riflettere. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettetemi un like o mettetemi un commento. Ciao, dal vostro virologo Medallaro. Thank you.